Oggi prepariamo una zuppa di fagioli freschi, i cosiddetti spollichini. Ci occorrono i fagioli, un po' di pomodori maturi freschi, il sedano, il prezzemolo, un aglio, l'origano, il sale e il pepe. Procediamo prima nella preparazione dei fagioli. Innanzitutto li sgraniamo e li mettiamo in una zuppiera. Li ricopriamo di acqua. Appena bolle li mettiamo a cuocere a fuoco molto lento. I fagioli richiedono una cottura di un'ora e passa. Nel frattempo che i fagioli cuociono, prepariamo in una pentola più piccola un sughetto. Utilizzando 4 cucchiai d'olio, mandiamo lo spicchio d'aglio e mettiamolo a soffriggere in due parti, così dopo, quando uniremo il sughetto ai fagioli, elimineremo. Tagliamo i pomodori e tritiamo. Il sedano e il prezzemolo. Facciamo soffriggere un poco e uniamo il tutto all'olio. Aggiungiamo anche l'origano. Adesso che si sono un po' soffritti i pomodori, ci aggiungeremo dell'acqua in modo da coprirli. Intanto eliminiamo lo spicchio d'aglio, versiamo il tutto sui fagioli. Aggiungiamo il sale. Il pepe. Facciamo le porzioni. E buon appetito!